Ok ragazzi, nuovo video, oggi voglio parlare di digestione, è un argomento che mi avete chiesto molto su Instagram, quindi facciamo questo video in cui cercherò di approfondire la tematica e capire come migliorare la digestione e soprattutto perché è un argomento così importante su cui noi personalmente puntiamo tantissimo. Prima di iniziare, come al solito vi ricordo che potete trovare tanti altri video inediti sul nostro portale Rhino Nation, una community che sta diventando sempre più grande, nel quale potete trovare articoli, video inediti, ma soprattutto i nostri log personali nel quale scriviamo tutto quello che facciamo nel nostro percorso di preparazione a queste prossime gare che arriveranno, quindi allenamenti, alimentazione, integrazione, e via discorrendo, e logicamente risponderemo a tutte le vostre domande. Quindi trovate il link qua sotto, vi aspettiamo su Rhino Nation. Allora, partiamo a parlare di digestione. Dunque, innanzitutto, in quali circostanze in generale il processo di digestione può essere alterato laddove si va a parlare di bodybuilding? Una prima circostanza è quella che riguarda il periodo di cut. Normalmente in cut che cosa succede? Che da una parte abbiamo un down in generale del metabolismo, quindi di tutte le funzioni metaboliche, che portano anche a una peggior gestione di stress gastrointestinale da parte del nostro corpo. In altre parole, è molto più difficile che ci siano dei problemi digestivi. In generale abbiamo anche una specializzazione enzimatica, che vuol dire che normalmente in cut si vanno a restringere la rosa di fonti, quindi da un punto di vista di microflora intestinale c'è un peggioramento della popolazione batterica e conseguentemente ci si ritrova a che ci saranno meno enzimi disponibili per andare ad assimilare tutti i vari cibi, perché ci sarà una specializzazione di quegli enzimi adibiti alla assimilazione, alla digestione dei cibi che stiamo mangiando, e b il fatto che in generale ci sarà una peggiore popolazione batterica, quindi si incorrerà più facilmente in fenomeni di stress gastrointestinale e di leaky gut, quindi un aumento della permeabilità intestinale. Però non è sempre detto che sia così, logicamente sono fenomeni che spesso si riscontrano. Non sottovalutiamo anche che in fase di cut siamo molto stressati a livello sistemico e questo si ripercuote inevitabilmente a livello del nostro intestino. Visto che si dice che l'intestino è un secondo cervello e si parla spesso di asse intestino-cervello, ecco, c'è un forte collegamento tra i due. Quindi quando siamo molto stressati in generale a livello del sistema nervoso centrale autonomo, ecco, l'intestino inevitabilmente ha delle ripercussioni. D'altro canto abbiamo un altro tipo di stress digestivo, o meglio, sempre uno stress digestivo che però viene da cause totalmente opposte, che è quello riferibile al periodo di bulk, periodo che per molti di noi vede un aumento molto forte non solo delle calorie in generale, ma anche della mole di cibo che andiamo a mangiare. Quindi logicamente mesi e mesi magari a 3.000, 4.000, 5.000 calorie portano sulla lunga un forte stress a livello gastrointestinale. Per questa ragione molti consigliano dei periodi di fasting, quindi di digiuno, da inserire a intermittenza, magari alcuni giorni della settimana oppure un periodo di 2-3 giorni all'interno del mese, però di questo poi parleremo. In generale però proprio questa sovralimentazione spinta per molto tempo porta anche a problemi gastrointestinali durante una fase di bulk, che si ripercuotono spesso in una peggiore assimilazione del cibo. Quindi arriviamo a un paradosso: mangiamo di più, iniziamo a assimilare male, assimilare meno, quindi alziamo ancora di più le calorie che comunque assimiliamo peggio, ed è un po' un cane che si morde la coda. Ora quindi possiamo ritrovarci in queste situazioni sia in fase di cut che di bulk. Questo è il motivo per cui generalmente il nostro consiglio è quello di curare la salute gastrointestinale in entrambe le fasi, quindi 365 giorni l'anno. Ma perché è così importante? In realtà è abbastanza lavarissiano come concetto, sia se mangiamo un tot, quindi comunque abbiamo un certo input calorico che vuoi non vuoi andiamo a contare, chi in maniera più precisa, chi in maniera anche un po' più lassa, però se andiamo a mangiare un tot, il fatto di avere una digestione negativa ci porta a due importanti conseguenze. La prima conseguenza è che logicamente andiamo a assimilare molto meno rispetto a quello che mangiamo, quindi se stiamo per esempio mangiando 2500 calorie, abbiamo un'assimilazione, una digestione pessima, allora magari stiamo assimilando soltanto 2300, e questo va a confutare un po' tutti i calcoli e le pianificazioni che possiamo avere sul lungo periodo. E in secondo luogo, logicamente una cattiva digestione non sta soltanto nel fatto che assimiliamo meno, ma che si vanno a creare tutta una serie di stress che pian piano si cronicizzano e diventano sistemici. Quindi il nostro corpo inizia a metabolizzare una situazione di infiammazione subclinica, di cui abbiamo già parlato in un video precedente, probabilmente su Rhino Nation, se non sbaglio, quindi c'è una situazione di infiammazione subclinica che in ultimo va a rallentare tutti i nostri risultati ipertrofici, perché si ripercuote sull'assimilazione dei nutrienti, sulla gestione dei carboidrati, quindi sulla sensibilità insulinica e via discorrendo. Quindi la digestione è la prima preoccupazione che dovete avere nel momento, anzi ancora prima di andare a stilare un piano nutrizionale. Ok, perfetto, digerisco bene? Sì, no. Se non digerisco bene, come posso innanzitutto assimilare bene e risolvere questo problema? Oppure digerisco bene? Sì, perfetto, come faccio a mantenere questa efficienza digestiva nel corso di questa fase di bulk o di cut? Ecco, cerchiamo di vedere alcuni suggerimenti che possono aiutarci, e qua entriamo nel vivo del video.
Allora, il primo suggerimento riguarda la scelta delle fonti e in particolare della provenienza delle fonti. Quindi non mi basta che andate a mangiare il riso piuttosto che la carne magra, che il salmone e via discorrendo. No, dovete anche assicurarvi che la provenienza delle fonti sia ottimale. Quindi, per esempio, nel momento in cui andate a scegliere e inserire il vostro piano nutrizionale del salmone, del pesce grasso, allora assicuratevi che sia pescato selvaggio, quindi non da allevamento, perché avrà un profilo nutrizionale molto più vivo e più ricco. E non solo, un pesce da allevamento è un pesce più stressato e gli animali, le specie animali, in generale lo stress lo immagazzinano nel tessuto adiposo, quindi tutta una serie di elementi tossici saranno presenti nei grassi sostanzialmente che andiamo a mangiare. E questo è anche vero quando parliamo di carne rossa, quindi una carne rossa che sia allevata in batteria sicuramente non è il massimo, mentre invece se scegliamo una carne grass fed, quindi allevata all'aperto, non solo abbiamo un profilo nutrizionale migliore, ma siamo anche sicuri che gli animali sono meno stressati. Quindi ci assicuriamo di non andare ad assimilare tutta una serie di elementi tossici che possono portare a uno stress gastrointestinale. Secondo punto, l'equilibrio delle fibre, che è un aspetto molto molto importante. Va bene mangiare e assicurarsi di assumere un tot di fibre, perché fanno sicuramente bene al nostro sistema gastrointestinale, ed anzi ci sarebbe un mondo da dire sulle fibre, quindi casomai lo affronterò in un altro video. Però non dobbiamo neanche accedere, questo è un errore che si fa spesso, ossia inizio subito, scelgo tutte fonti integrali, mangio molta frutta e verdura e vado ad assumere un sacco di fibre, e questo logicamente crea in qualche modo uno stress gastrointestinale, perché anche un eccesso di fibre è negativo. Quindi il nostro consiglio è quello di cercare orientativamente di calcolarle, ma non superare i 30-35 grammi di fibre al giorno. Ora, se state in fase di bulk spinto, allora in questo caso può essere una buona mossa quella di eliminare del tutto le verdure. Ho detto un'amenità, me ne rendo conto, da un punto di vista nutrizionale è tra virgolette sbagliatissimo, però consideriamo sempre che noi siamo atleti di bodybuilding, quindi facciamo una forzatura molto importante al nostro corpo e potremmo ritrovarci a dover fare questa scelta. Ora, che cosa succede? Che logicamente, andando a eliminare frutta e verdura, andremo a ridurre molto il quantitativo di fibre, e questo, se mangiamo per esempio 700 grammi di carboidrati o 500, 600 eccetera, può essere benefico, perché magari già soltanto con i carboidrati assumiamo 30, 35 grammi di fibre, per esempio derivanti dal riso, dalla pasta o qualsiasi altra fonte. Ecco, logicamente se andiamo a buttarci anche un chilo di verdura al giorno arriviamo a quantitativi immensi e stiamo molto molto male, abbiamo situazioni in midsection completamente sputtanate, quindi sostanzialmente bloating addominale, e quindi da questo punto di vista sono tutti fenomeni negativi. Togliere le verdure potrebbe semplicemente risolvere. Ora, il side, l'aspetto negativo dell'eliminare frutta e verdura, logicamente è che andiamo a privarci di tutta una serie di microelementi, quindi non soltanto vitamine e minerali, ma una serie di fitonutrienti che sono sicuramente molto molto benefici. Per questa ragione io quello che consiglio e che faccio normalmente è quello di inserire un multivitaminico ben equilibrato, quindi non sinceramente quello che trovate in farmacia, perché è molto sottodosato, quindi un multivitaminico ben equilibrato, ricco e non magari super pompato di vitamine B come quelli che normalmente si vendono nel campo del bodybuilding. E in secondo luogo il Super Green, che è un prodotto della Yamamoto che contiene tutta una serie di fitoestratti proprio derivanti dalla frutta e dalla verdura, che vanno a far sì di colmare questa lacuna. Una lacuna che, ragazzi, mi spiace dirlo, ma nella maggior parte dei casi abbiamo tutti, perché se anche mangiate frutta e verdura ma la prendete al supermercato, purtroppo, vuoi per la povertà che c'è attualmente nella società moderna nei terreni, vuoi per tutto il metodo di produzione e di importazione di certi cibi, o in alcuni casi non di importazione, nel senso che si vanno a coltivare fuori stagione degli alimenti in un paese in cui non dovrebbero esserci naturalmente, allora in questi casi tutti quei fitoestratti, quei fitonutrienti, vitamine e minerali ce li scordiamo, sinceramente. Quindi, da un certo punto di vista, eliminare frutta e verdura e sostituirlo con un protocollo integrativo ben equilibrato, ben sensato, seppur per periodi ristretti, è una buona mossa, può essere veramente un vantaggio. Ora, altro consiglio, ove possibile scegliete e attuate una varietà delle fonti, nel senso che le fonti alimentari, come abbiamo detto, è importante la provenienza, è importante la scelta, ma anche importante avere una certa varietà, in modo da assicurarsi un spettro d'assimilazione di tutti gli elementi micro e macro quanto più completo possibile. Ora, qual è il discorso? Che determinati alimenti, o meglio, determinate persone potrebbero avere delle sensibilità più che delle intolleranze a determinati elementi, in particolare i legumi o il glutine, il lattosio. Perché sono così rinomati o perché alcune persone stanno meglio quando le tolgono? Vuoi per effetto placebo, vuoi in molti casi semplicemente perché si ritrovano a fare anche una dieta equilibrata, quindi prima mangio a merda sostanzialmente e poi dopo decido di togliere il glutine ma inizio a mangiare anche
anche bene. Ora sto meglio non perché ho tolto il glutine, ma perché sto mangiando bene. Però in molti casi ci sono delle vere e proprie sensibilità a questi elementi. Quindi, per esempio, potete fare un test quando andate a fare le prossime analisi in sangue di andare a controllare la zonulina, che va normalmente ad aumentare nel momento in cui c'è una sensibilità non celiaca, quindi non derivante da intolleranze specifiche, al glutine come proteina. Allo stesso modo i legumi hanno un impatto pro-infiammatorio per molte persone, quindi possono dar fastidio. In questo caso il mio consiglio, più che eliminarli, è quello di diminuirli a livello di quantità, quindi andare a inserire anche 30-40 grammi per esempio di lenticchie nel riso può essere una buona soluzione per evitare questa specializzazione enzimatica. Quindi da questo punto di vista io ci tengo sempre a ribadirlo: la dieta migliore è una dieta sana, una dieta varia, equilibrata, però adattata sulle sensibilità del soggetto, soprattutto considerando che facciamo un tipo di sport che già di per sé ci porta a tanto tanto stress fisico in primis, e quindi questo si ripercuote in una maggiore sensibilità a livello gastrointestinale di quel che mangiamo, sia in periodo poi di surplus calorico che in periodo di cut. Insomma, il bodybuilder non mangia mai in maniera tra virgolette normale, quindi logicamente dovranno esserci delle accortezze anche nella scelta delle fonti. Però detto questo, cercate di essere quanto più vari possibile, salvo periodi di cut, di restrizione calorica in cui vogliamo togliere tante variabili in gioco, scegliere alimenti super digeribili, quindi la rosa ai fonti va a restringersi. Ora, altro consiglio da cui io traggo molto molto beneficio è quello di prendere una tisana calda, tiepida, insomma, al mattino appena sveglio. Quindi normalmente quella che si suggerisce di più è una tisana con lo zenzero, con il limone, che sono tutti elementi che aiutano la digestione, però in realtà quello che veramente mi interessa è il fatto che sia una bevanda calda che prepara l'intestino, che prepara lo stomaco a avviare tutti i processi di digestione. Quindi sostanzialmente l'apparato gastrointestinale si prepara al meglio ad affrontare anche lui la sua giornata, che sarà bella e impegnativa probabilmente. Ora, sinceramente, proprio perché mi interessa più il fatto che ci sia dell'acqua calda, è sicuramente un'erba che abbia degli effetti positivi da questo punto di vista, io adoro, sono veramente dipendente dalle tisane alla menta. È balsamica, mi piace da morire, quindi al mattino appena sveglio mi prendo la tisana alla menta in acqua calda e oltre a questo il super green. Quindi questo è il mio stack, 10-20 minuti prima di fare il mio pasto, e poi successivamente parte tutta la giornata. E vedo che logicamente quando vado a mangiare il pasto, che nel mio caso è il pre-workout, perché mi alleno la mattina sostanzialmente appena sveglio, un paio d'ore dopo essermi svegliato, quando vado a mangiarlo lo assimilo molto molto bene, lo digerisco molto bene, e nello specifico è crema di riso, quindi è anche facilmente digeribile. Però nonostante la crema di riso sia molto digeribile, ecco, con questa piccola chicca al mattino appena sveglio noto una differenza in termini di velocità di assimilazione. Ultimo consiglio che posso darvi è quello di inserire un pool di enzimi digestivi durante i pasti. Questo lo consiglio in generale se sentite un affaticamento generale, quindi una poca capacità di digestione, sentite magari che c'è il reflusso, andate in bagno male, ecco, in questi casi inserire un pool di enzimi digestivi magari non risolve la situazione, ma sicuramente aiuta, perché il primo problema è che non state digerendo. Quindi iniziamo garantendo che ci siano degli enzimi pronti e predisposti per l'assimilazione. L'enzimasic è un ottimo prodotto, se avete altri prodotti altrettanto validi vanno benissimo logicamente, io personalmente con l'enzimasic mi trovo molto molto bene. Ora di nuovo ragazzi, capite bene come anche per il video precedente che ho fatto sul sonno, ci sono tanti elementi extra palestra che dovrebbero essere assicurati e mantenuti al meglio. Quindi è vero che il grosso che voi potete fare, l'elemento su cui vi dovete concentrare di più, è quello che avviene in sala pesi, ma è anche vero che senza la pesi, se voi state attivando una miccia, dovete essere sicuri che questa miccia vada fino al tassello di dinamite, esploda, non so, una cosa del genere. Comunque, se sparate un colpo, dovete essere sicuro che la canna porti a segno il colpo. Non mi vengono le metafore adesso. Comunque, il concetto è questo: voi attivate un processo, ma dovete far sì che questo processo effettivamente avvenga, e curare quello che succede a livello di sonno, di alimentazione, di digestione, vi permette che le vostre capacità di recupero dallo stimolo muscolare e di adattamento del corpo da questo stimolo siano efficienti, siano al massimo. E questo è il motivo per cui potete veramente portare a segno e rendere efficace un protocollo di allenamento vero, concreto, intenso, soltanto se curate questi altri fattori. E là i vostri risultati ipertrofici saranno massimizzati. Quindi il discorso della salute non è soltanto perché dobbiamo parlare di well-being, di stare bene, perché è un canale di salute in generale, ma è proprio un discorso, se vogliamo, anche prettamente di risultati ipertrofici. Quindi fateci assolutamente attenzione: più state bene, più siete poco stressati, più vi sentite bene, più noterete che i vostri adattamenti ipertrofici saranno massi, più vi vedrete anche bene. È una cosa che va di pari passo: più vi sentirete male, curerete poco questi dettagli, più vi vedrete merda sostanzialmente allo specchio. Notatelo, perché le cose vanno di pari passo. Quindi
Spero che questo video sia stato utile, me l'avete chiesto e spero di aver assecondato le vostre richieste. Detto questo, scrivete logicamente qua sotto tutte le domande che vi vengono in mente. Per qualsiasi altra cosa, ci vediamo anche su Rhino Nation, ci sono un sacco di altri video inediti, quindi vi esorto a andare a dare un'occhiata, trovate il link qua sotto, e per il resto ci vediamo al prossimo video.